Buongiorno a tutti amici di Volonturai, siamo qua con Fabrizio che è un volontario del IOH della 16ª edizione e ci parlerà oggi un po' della tua esperienza, di come ti sei trovato, un po' tutto quello che ti riguarda. Buongiorno a tutti, sì, io lavoro H, è nato da 3 anni, io sono nel progetto dall'inizio ed è un'esperienza veramente molto bella fare il volontario in questo progetto perché conosci molte realtà che magari non eri mai venuto a conoscenza. Io per esempio mi occupo della selezione delle persone con disabilità per riuscire poi a mandarle nelle varie aziende a fare i colloqui. Dove però noi prima di mandare nelle aziende a fare i colloqui facciamo noi un precolloquio per conoscere giustamente la persona e le esperienze lavorative che fanno e che hanno fatto. Comunque sono tutte persone che hanno avuto esperienze molto... cioè, alcuni hanno curriculum molto ben fatti con anche lauree e tutto quanto e sono quindi persone ben qualificate che meritano tutti quanti di avere un buon lavoro. Secondo te, visto che si parla molto di crisi, qual è il problema maggiore nel trovare lavoro, soprattutto per le persone che hanno dei problemi? Il problema maggiore nel trovare lavoro, soprattutto nel settore della disabilità, è che molte volte non ci rendiamo conto che la disabilità di per sé non esiste, perché esiste la diversità. La disabilità è qualcosa che è un impedimento per l'azienda che dice: cavoli, tu hai un problema, come faccio se io non ho l'azienda ben attrezzata per poterti accogliere, poterti far lavorare nell'azienda? Quindi l'azienda stessa deve proprio preoccuparsi di per sé, di mettere a posto l'azienda in maniera tale che il candidato con disabilità e diversità possa sentirsi a suo agio dentro l'azienda in cui viene assunto. Ringraziamo Fabrizio per la sua testimonianza e salutiamo tutti gli amici di Volonturai.